Dopo una settimana intensa di trattative al liceo scientifico di Pagani termina il presidio permanente, la dirigente scolastica riesce a farsi intendere dai ragazzi e da ambo le parti si punta a leggere l'esperienza che l'occupazione è stata come un momento per consolidare un rapporto che sia sempre più proficuo e che contribuisca al rilancio dell'immagine di questo istituto, liceo scientifico che è anche liceo linguistico, un istituto polivalente che ovviamente mira ad offrire una preparazione sempre più completa, non solo alla scuola ma alla vita. Io sono molto contenta perché siamo riusciti in una settimana a risolvere il problema, anche perché io sono convintissima che i ragazzi sono bravi ragazzi, avevano solo il bisogno di apparire e quindi diciamo che questa è stata un'occasione per avere voce, per dire il proprio esserci, quindi noi dovremmo lavorare moltissimo su questo aspetto, dovremmo cercare di lavorare proprio sui bisogni dei ragazzi. E per quanto riguarda questo aspetto, io volevo cogliere l'occasione per informare tutti i genitori che presso il liceo di Pagani è attivato anche il linguistico. Per la verità già dall'anno scorso, però forse l'anno scorso non c'è stata una grande pubblicità, per cui molti non lo sapevano. Quest'anno noi attiveremo tutto quello che possiamo fare, abbiamo il linguistico, già è un dato che abbiamo il linguistico. Faremo in modo che di pubblicizzarlo quando è possibile perché ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di questo tipo di studi sia per quanto riguarda la possibilità di avere una scuola che sia un po' intermedia fra le altre scuole, insomma, tra il professionale e il liceo scientifico dove la matematica ha un peso rilevante. Nel linguistico noi ci speriamo di recuperare tutti i ragazzi che hanno un po' di difficoltà nelle materie quali per esempio il latino e fare in modo che anche a Pagani loro possano realmente trovare una scuola adatta ai loro bisogni e adatta per farli stare bene e per essere come punto di riferimento, insomma.